A livello europeo cosa significa per l'Istituto questo riconoscimento? È un riconoscimento molto importante. Oggi entriamo nel club dei 5 istituti italiani, perché con il nostro siamo 5, che hanno questo riconoscimento dalla Commissione europea come laboratorio di riferimento europeo, appunto, nel nostro caso per la Rift Valley Fever. La vostra esperienza è zooprofilattica. Sempre più malattie passano attraverso gli animali e raggiungono l'uomo. Ci può descrivere questo tipo di malattia e se può raggiungere l'uomo in che modo? Sì, in effetti questo riconoscimento ci è stato attribuito proprio per la nostra esperienza e per quello che abbiamo fatto nella lotta al Covid, probabilmente. Vorrei sottolineare che l'assegnazione è stata attribuita attraverso una commissione indipendente composta da tecnici della Commissione europea, che ha deciso, nell'ambito di 6 o 7 laboratori internazionali e europei che hanno fatto domanda per questo riconoscimento, hanno deciso appunto di attribuirla a Teramo. Proprio per questa esperienza che abbiamo nel diagnosticare, nel combattere, nel interfacciarci con le malattie che possono passare dagli animali all'uomo, le cosiddette zoonosi. In questo caso può accadere? Sì, la Rift Valley Fever è una zoonosi, è una malattia che colpisce gli animali, in particolare i ruminanti selvatici e domestici, i camelidi, ma può coinvolgere anche l'uomo, soprattutto quelli che hanno uno stretto contatto con gli animali. Poi c'è una doppia valenza, una doppia caratteristica: è trasmessa direttamente dagli animali infetti e può essere trasmessa da vettori. Da sottolineare che lo zooprofilattico di Teramo vince un bando internazionale, quindi si è confrontato con le più alte realtà della stessa tipologia presenti in Italia e in Europa, e ha strappato questa brillante vittoria che consentirà per i prossimi anni di avere a Teramo un centro di ricerca, un centro di riferimento per questa malattia che colpisce gli animali, che è presente in Africa e che sta risalendo il continente africano fino ad essere ormai arrivato sulle coste tunisine, quindi sulle coste del Mediterraneo. E noi grazie allo zooprofilattico di Teramo cercheremo di farci trovare pronti e di fare in modo di poter contrastare nella maniera più efficace possibile questa nuova malattia.